arriva ora il saluto delle due formazioni verso il pubblico presente, il cenno di intesa tra tutti i protagonisti di questa prima semifinale. Tutto pronto, può iniziare il match, inizia quindi la formazione di Vilongoni, da sinistra verso destra attaccheranno i giocatori qui in maglia rossa. Vado subito il giro palla qui, l'avanzata di Cursi che poi torna sui suoi passi. Una rimessa benissimale con Di Loreto, servito ora da Vettori, allarga il gioco per Palante. Lancio è buono ancora per Vettori che può sfidare Orlandi che la tocca e la tiene lì a terra. Montoni. Cugini. Servito ancora a Montoni che può tenerla lì a terra. Andare ora in verticale da Cursi e pensa alla girata, arriva l'assist centrale per Tanninger che si fa trovare pronto, spinge la palla in rete a due passi da Zavettieri. Non può intervenire qui il portiere di Messimale, vantaggio via Longoni dopo 3:30 di gioco con il gol di Tanninger. Poi deviazione, palla arriva lì dopo il palo interno a Zavettieri. Andrà ora a ringraziarlo. Tocco corto, Santia prova lo slalom, non sfila però le spalle di Di Loreto, quindi Vettore dagli una mano, riparte 2 contro 1 per i Messimale, ancora Vettore allunga il destro. Palla sul fondo, forse calcio d'angolo. Riparte appunto dal fondo dopo il tiro largo di Frattale, Notto Santia, mandare a vuoto con la grande, prende il campo qui il numero 4, appoggio su Tanninger. Autore dell'unico gol finora dell'incontro, via Santia, Zavettieri, ancora Tanninger, ancora Zavettieri due volte, anche da terra. Di vantaggio, è riuscito così a coprire la posizione, ora si porta in avanti, ancora Cursi. Pensa al destro, lo schiaccia e un altro assist. Quasi fotocopia qui per Tanninger che si fa trovare pronto sotto porta, spinge in rete il gol che vale 2-0, doppietta per il 5. Sorata già due volte Zavettieri, ovviamente incolpevole in entrambe le occasioni, non poteva veramente far nulla. Niente, a mezzo metro dalla porta, intanto gola grande per far tornare i suoi sul meno 1. Tira addosso a Santia, ancora occasione con la grande, avvitamento, scarico su Vettori che pensa al piazzato largo di pochissimo. Di Loreto al centro con la grande, si guarda intorno, sale solo Frattale da quel lato con la grande, rischiando qualcosa riesce a innescare Di Loreto, poi bello l'assist al centro per Vettori che taglia largo, Orlandi la tiene a terra. Oda calcio d'angolo il 9, si va a vedere i Montoni, tocco il secondo palo Cugini con il mancino largo di poco, toccato il colpo lì in buca d'angolo Cugini, non ci riesce, ripartenza di Loreto, puntata forte, golasso qui di Loreto, se l'ha inventato a sinistra, perfetto, sotto al 7, le pare Ragnatele, porta i suoi sul 2-1. Fiutato, la marcatura non è strettissima diciamo della difesa avversaria, comunque ha spedito un bel fulmine sotto l'incrocio di pali divisi da Orlandi, intanto arriva anche il sinistro di Santia, alto di poco il Messimale, ancora 4 circa da giocare in questo primo tempo. Cugini da Montoni, scambiano ancora i due, vogliono chiamare un po' fuori la difesa avversaria, arriva al lancio profondo per Santia, buono lo stop del 4, Pallante lo respinge leggermente, ancora Montoni sinistro, altro assist, altro tappino vincente, questa volta è del numero 8 cerchi, 3-1 via Longoni, 3 gol a fotocopia, comunque funziona qui la trava degli uomini in maglia rossa che allungano e tornano sul più 2. Rimessa laterale Messimale, ancora deviazione utile di Cugini, balla ancora buona però per Di Loreto, scavetto laterale su Vettori, ancora Orlandi a dire di no, poi Montoni. Tutto pronto quindi, è ricominciato in questo istante il match qui tra il Messimale, ora in possesso palla il Vilongoni che si trova avanti di due lunghezze, 3-1, che regge dopo i primi 30 di gioco. Vettori prova allargando su con la grande che pensa al destro centrale, Orlandi molto coperto, riesce anche a metterci le mani e il fisico, Santia da indicazioni rilanciando profondo per Tanninger che prova la girata colpita al Zavettieri, l'assist profondo per Tanninger sempre lì pronto a un passo a Zavettieri. Vettori ora va in profondità, ancora Orlandi si ripete due volte, poi palla esterno di con la grande. Prosegue il possesso palla qui del 2 maglia nera. Sì, ma lì Vettori. Si chiude la difesa di Galongoni. Vettori prova a mettersi in proprio, altro destro, incrociato. La tocca Santia, se la butta così in porta. Trova finalmente il gol a Vettori. 3-2, a corsa la formazione di Messimale. Per
rimessa per Santieri che fa al centro, buona idea, Zavettieri non trattiene, quindi Tanninger si gira, va con il destro, ancora Zavettieri con il piede a rischiare qualcosa, disimpegno ora rischioso ma efficace questo dei messi male, coraggioso, poi sbaglia il tocco per Bolani, la tocca a Tanninger, quindi Vettori gira su Pallante che va in porta, largo a Moltoni, quindi ancora Cugini. Esterno parte il destro secco, Zavetti rilegge male, se non vai ancora Cugini dalla distanza, altro destro centrale questa volta molto potente, 4-2, allunga ancora una volta via Longoni, Di Loreto, taglio su Vettori, altro destro sul corpo di Santia, palla che rimane in campo, si allarga la frattale, si muove Marabitti in profondità, Vettori lo cerca, diventa un assist, non riesce a deviare lì però sulla testa Marabitti, cascando qualcosa Marabitti a mettere in ordine l'edizione frattale, due tocchi del 9, ancora Marabitti, tocco d'esterno, chiude cerchi, palla che si impegna, un po' di confusione, Vettori a mettere in ordine, chiude Santia, quindi cerchi ancora per Santia che va con il mancino, Zavettieri la tiene l'indotepe di Loreto, punta alla porta, alto mancino il 6, scarico su Vettori di profondo, ancora Orlandi, chiude sul primo palo. Ripartono quindi messi male, ancora con Frattale ora sulla metà campo, chiede soluzioni, sbaglia con la scelta, chiude Moltoni due volte, occasione di ripartenza via Longoni, un Moltoni tutto solo, va al centro, cerchi ancora in porta, largo il suo destro di poco, Cugini diretto in porta, Zavettieri fuori dei pali, palo esterno di Cugini, rimessa messi male sempre di Loreto, servito Vettori che arriva sul pallone, scarico su Marabitti che può andare con il mancino, ci ripensa ancora il 7, va in profondità, lotta con Cursi, palla porta al centro, Vettori si la trova sui piedi, la spinge così in rete, doppietta del 4, 4-3 ora, si riapre ancora una volta il match, si guarda intorno, ora taglia direzione Santia, si ferma il 4, cercato e trovato lì Tanninger che però non ha uno stop perfetto diciamo così, quindi si riparte dalla prima metà campo, qui lato Longoni, ancora Cursi, però lo sprint, tutto centrale, buono, gira ancora su Tanninger, che va in porta, tripletta qui per il numero 5, sempre molto concreto e cinico sotto porta, a due passi da Zavettieri, tripletta per il 5, 5-3, via Longoni. Orlandi, molto scomoda qui la difesa di Messimano, ancora Tanninger, secondo palo, chiude Zavettieri che rischia qualcosa, poi arriva sul pallone anche a terra. Cerchi, gira su Cursi, prova a liberare il destro, ci ripensa ancora Cursi, spinto via, si continua a giocare, si scontra lì con Cerchi, poi Marabitti, ancora Cerchi, servito Santia, va con il destro per Cursi che non arriva sul pallone, servirebbe gol del 5-4 per poi entrare un assalto finale, resiste ancora la difesa di Galungoni, ora si rifaccia in avanti, Cursi in porta, Zavettieri la tiene lì centralmente, parte Vettori che sfida Orlandi, parte il 4 forte all'angolino, nulla da fare qui per Orlandi, arriva il gol del 5-4, tripletta anche per Lorenzo Vettori, si riapre il match ancora una volta, questa volta il tocco è buono per Vettori che può sfidare ancora Santia che lo chiude bene, Cursi poi stop impreciso ma alla meglio con la foga giusta, ancora Cursi allunga il passo, va il 9 al centro, respinge Marabitti, ancora Cursi, non gli allenava nessuno quindi Tanninger per il pocherissimo, chiude Zavettieri poi Cursi sul corpo di Marabitti che riparte la vittoria, era occasione dall'altro lato, Vettori non supera Cugini, lancio quindi Marabitti verticale, non la tocca Cugini, la trova quindi Di Loreto, Di Loreto da fermo, raddoppiato ora, lo libera il mancino, ancora Di Loreto ci pensa, ci prova, Vettori in porta, chiude Orlandi sul palo, ancora a sfidare Orlandi, parte il 4, rincorsa lunga, parte Vettori forte, incrocio dei pali pieno, poi palla che scappa in rimessa laterale, dopo l'incrocio dei pali riparte Vettori, ancora destro potente, altro traverso e terra, poi Marabitti sul corpo di Orlandi, allontana Tanninger, di emozioni qui, altro legno, il secondo consecutivo per Vettori, destro potentissimo ma ancora traverso di Didino, poi Di Loreto, ottimo l'avvitamento, poi si dispera da quel lato, si imbestialisce, non c'è nessuno pronto a raccogliere la sua idea, ma altra occasione, Di Loreto può andare in porta, Orlandi esce, Vettori da fermo, chiude Moltoni, ancora occasione infinita qui di azioni, Vettori recupera in maniera troppo semplice qui Santia, quindi riparte Cugini, si muove Tanninger, Cugini ancora dal 4, Santia finta nella conclusione, poi prova con il destro, lo trova all'angolino e scrive forse così la parola fine sul match,
dopo le tante occasioni per il pareggio avute per i messi male, la chiude Santiago con il gol forse del capo del 6-4 in favore di Valongone. Siamo vicino al triplice fischio. Marabitti parabolale, gira Vettori, si impegna, la tiene in campo con Guiz, ancora il 4, la fermo Piattone. Orlandi reattivo qui, mette in calcio d'angolo, fine del match. Arriva quindi il triplice fischio definitivo, il 6-4 in favore di Valongone, che ha restituito alle offensive tentate più volte dai messi male, che però hanno qualcosa da recriminare per non aver fatto più gol. Accendere così in finale, primo secondo posto, Valongone attende ora l'altra sfida.